Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. È tantissimo che non registro e oggi mi vedete in versione casalinga. No, vabbè, comunque quando vado al lavoro comunque non sempre ho il tempo di truccarmi, quindi sono molto easy, però ovviamente il rossetto sulle labbra non può non mancare, che ovviamente vi farò vedere dopo. Quindi iniziamo subito con i miei acquisti del periodo. Sono un po' di cose, ho deciso di raggrupparle. C'è qualcosa che mi è arrivato ancora da AliExpress, prodotti MAC, Colourpop e anche cose un pochino per la cartoleria. Iniziamo da AliExpress. Il pezzo forte e più bello di tutti che mi è appena arrivato, mi è arrivato oggi, è questa cover per la tastiera del mio Mac. Allora, l'ho pagata 3 euro, 3,50 euro, uno del genere, ed è super colorata, mi piaceva tantissimo. Il problema è che alcuni tasti non corrispondono, soprattutto da questo lato. L'invio comunque non è come quello della mia tastiera, deduco che questa sia quella per il portatile, o comunque questi tasti qui, i simboli sono un pochino diversi rispetto alle tastiere, alla tastiera normale. Comunque alla fine per 3,50 euro mi piace. Poi io i tassi comunque li conosco a memoria, quindi non mi baso molto su quello che è disegnato. E poi vabbè, 3,50 euro va più che bene. Passiamo sempre AliExpress. Mi è arrivato un altro pennello, erano ordinati se non mi sbaglio 4. Comunque me ne dovrebbe arrivare un altro. Ed è questo pennello qui, con queste setole tagliate. Ed è ottimo, lo sto utilizzando, già l'ho lavato, l'ho testato, sia per applicare il correttore. È un pochino grande per l'occhio, per la palpebra, però se mi piace utilizzarlo quando voglio applicare il colore per la piega, quindi il colore di transizione, il marrone per riscaldare un pochino l'occhio. E quindi pure questo straconsigliato. Sempre da AliExpress ho comprato queste cose per la mia agenda e le ho prese tutte da uno stesso venditore. Mi dovrebbe arrivare un altro pacchetto. Ho preso questi stickers, no, questi non sono stickers, sono le, non so come si chiamano, i segnalibro. Qui non c'è scritto, comunque quelli per segnare la pagina, carinissimi, con tutti con dei coniglietti disegnati, coniglietti e carote. Poi ho preso quest'altro, riesco dalla plastica perché io credo che faccia riflesso con la luce, con invece tutte le bimbe, la bimba non so come si chiama questa bimba, questi sono un pochino più piccolini, però hanno sempre la colla da questo lato, quindi potete applicarli in qualsiasi pagina. Poi ho preso questa confezione di stickers, dove ci sono questi due bimbi, qui sono due femminucce, sempre qui un maschietto e una femminuccia, e no, poi ci sono altri due pezzi. Ho preso quest'altro libricino con questo coniglietto, praticamente all'interno c'ha tutte queste cose, carinissimo, questo per segnare le cose, sempre tutte queste cose con la colla, io non so come chiamarli, sempre per la mia fantastica agenda, o per anche tipo al lavoro li utilizzo, tanto sono cose che utilizzo solo io. E poi ho preso questo washi tape, veramente erano random, quindi poi loro me l'hanno spedito uno a casa, e questo sinceramente sono rimasta un po' male perché è in tessuto, quindi non so come poter, cioè lo utilizzerò lo stesso, però non so, li preferisco quelli in carta, quelli di carta, che così uno può anche scriverci di sopra. Passiamo sempre cose di cartoleria. Ho comprato quest'altra stabilo perché sono, oltre alla malattia per i rossetti, ho la malattia per le stabilo, quindi ho preso questi colori che sono dei colori un pochino particolari che non avevo mai visto, e le ho pagate 78 centesimi l'una, ovviamente in una cartoleria qui vicino a casa mia, e ho preso un verde, un azzurro, un colore viola, un altro azzurro e un blu. Allora, ovviamente io i colori non li so distinguere, comunque praticamente ora ce le ho tutte, forse mi manca solo il grigio o qualche altro marrone, perché io vado proprio pazza per le stabilo. Ora direi di passare al make up. Prima di farvi vedere
i prodotti MAC che ho acquistato, vi faccio vedere velocemente dei prodotti Color Pop che ho ordinato, però sono in vendita, quindi li troverete sulla mia pagina in vendita. Alcune cose già sono state vendute, mi sono rimaste due tinte, tre ombretti e un blush, quindi se vi dovesse interessare o mi aggiungete su Facebook oppure sulla mia pagina trovate quando mi arrivano queste cose, io le vado a pubblicare. Passiamo adesso a MAC, non ricordo come si chiama, Magnificent, cosa del genere. E allora, della collezione ho preso solo un rossetto e due blush. No, un blush e un ombretto, che poi in effetti sono quasi gli stessi. Il blush e l'ombretto ancora non li ho utilizzati. Io ho preso questo colore molto molto scuro che si chiama A Little Lusty. E praticamente è l'unico colore che non è presente in permanente, perché tutti gli altri tre, se non mi sbaglio, che sono usciti, sono presenti in permanente. Quindi ho detto, non ha senso, almeno per ora non... Io vado sempre su... prodotti limited. Comunque questo colore è molto molto scuro e io li adoro, questi colori così strani, così strambi, quindi questo. Poi ho preso questo ombretto che mi piaceva tantissimo, che si chiama Everyone Darling Matte, che assomiglia molto in effetti al blush. Vediamo un po'. Ancora non li ho provati uno accanto all'altro, no vabbè, sono diversi, meno male. Questo è un marrone, diciamo un po' caldo, mentre il blush ha comunque dei brillantini, quindi non è matte. Questo qui è matte, mi piace parecchio pure questo colore. Passo adesso ai prodotti labbra. Ho fatto un matte to MAC, io speravo che c'era il matte royal, il blu, ma ovviamente non c'era. E quindi con il matte to MAC ho preso il famosissimo Sin, che è un colore stra invernale. L'ho già provato, ragazze, dura tantissimo. È fantastico, e con tutto che è un matte, perché ovviamente io vado matta per i matte, non secca tantissimo le labbra, comunque le tiene abbastanza idratate, e mi piace parecchio. Io Sin per l'autunno ve lo consiglio, penso che farò un video comunque con tutti i miei rossetti autunnali, invernali che più utilizzo. Poi della collezione normale ho preso anche top, non so come si legge, il famoso top, che molte sanno, molte conoscono, che è un nude. Allora, questo è un unico nude, uno dei nude che a me sta veramente bene, perché è un pochino più scuro, quindi che tende più al marrone. E poi ha un sottotono caldo, quindi non ho, per esempio MMR è più rosato ed ha un sottotono freddo, quindi su di me sbatte un pochino, mentre questo è fantastico. E pure questo ve lo straconsiglio, pure questo è un matte, eppure questo dura tantissimo. Abbinato a questo rossetto ho preso la matita Whirly, perché non c'era la matita top, non so, sempre quello che ho. E praticamente, però io volevo anche il rossetto di questo, ma il rossetto non c'era, quindi io ve la metto qua. E in effetti non ci assomiglia tantissimo come colore, perché questa è leggermente più fredda, quindi un pochino più che tende al rosa, però è sempre molto scura, quindi questo è molto più chiaro, mentre la matita è un pochino più fredda. Passiamo adesso a un rossetto che ho acquistato su internet, ed è della linea Brooke Candy. È una limited che è uscita solo online, dove c'era un rosso e questo che si chiama Itchy. Ed è pure questo, è un colore che penso che non utilizzerò mai, e ora mi sono accorta che esiste il dupe, che io ho il dupe, quindi ci sono rimasta malissimo. Sembra quasi nero, visto dalla videocamera, anche così sembra quasi nero. Ve lo faccio vedere, ed eccolo qua. Allora, è un viola scurissimo,
L'unica pecca che un pochino me ne sono pentita è il fatto che è un amplified. Un amplified, quindi non essendo matte, il colore deve essere steso per bene perché non rimane omogeneo e rimane quindi molto lucidino. E ecco, il fatto che il colore è molto scuro è un pochino un problema questa cosa. Quindi devo vedere un po' di trovare una matita che assomiglia a questo colore. E poi comunque vi farò prestissimo un video del dupe dove vi faccio vedere il dupe di questo, che è molto ma molto economico, quindi presto saprete qual è. Passiamo adesso all'ultimo rossetto che fa parte della collezione ed è il mio preferito in assoluto, è quello che indosso ora, è il famoso Fashion Revival o Revival, non so come si pronuncia. Ed è un colore fantastico, dicono che assomiglia comunque molto a Rebel, sempre di MAC, il famoso Rebel, ve lo metto qui sotto, ed è questo colore un po' violaceo, un fucsia molto scuro, assomiglia anche a quello della Limited, Petit qualcosa, il famoso Akai, che pure quello è andato subito sold out. E questo mi piace parecchio, mi piace per il periodo, l'ho applicato anche il giorno del mio compleanno e quindi mi piace tantissimo, la durata è assurda perché dura parecchio. Io con tutto che quella sera ho mangiato anche tanto, cose comunque perché c'era del formaggio fuso, quindi cose molto oliose, è andato via solo al centro, quindi straconsigliato. E di questi ovviamente non ve lo posso vedere perché è conservato, ma ne ho presi due, questo è per me e ne ho preso uno per voi, che perché ho intenzione di fare un giveaway dove ovviamente ci sarà un Fashion Revival in regalo insieme ovviamente ad altre piccole cose, quindi state sintonizzate perché presto arriverà un giveaway. Dopodiché la ragazza di MAC, la Melita, a cui mando un grosso bacio perché è dolcissima, io lo dico sempre che MAC a Catania, il corner alla Queen, ha le commesse più brave, è inutile tutte le altre commesse delle altre profumerie dove vado, dove sono stata in passato, perché ormai quasi tutto MAC compro. Non si possono mettere in confronto con loro, proprio non c'è paragone che regge, perché sono proprio in un altro pianeta completamente. Ma il fatto proprio che sono dolcissime, oltre che sono brave, sono preparate, proprio ti fanno sentire bene, ti fanno venire voglia di comprare. E praticamente parlando, insomma, ho detto che avrei fatto il compleanno a breve, e mi ha regalato questa palette della collezione Toledo ed è questa, è carinissima. Ovviamente io ho levato un bel po' di strati all'inizio perché è un tester che loro poi loro comunque buttano, se li tengono per loro, non so, li terranno per loro, e me l'ha voluto regalare a me, quindi io sono stata, mi sono un pochino anche emozionata, no? Perché comunque anche è proprio il gesto che ha fatto, parlando, mi fa aspetta, mentre io ero alla cassa ha detto, venuto, mi fa guarda, ti regalo questo per il tuo compleanno, quindi io sono stata molto molto felice di ciò. Poi ho comprato, l'ultima cosa che ho comprato, ho preso Glamour, dove all'interno c'era il mascara Chanel, il Noir Col. Praticamente io veramente l'avevo preso il giornale Glamour perché io ero interessata al giornale, perché ogni tanto me lo compro, mi piace sfogliarlo. Mi ero completamente dimenticata che c'era questo mascara in omaggio. Poi arrivata a casa prendo perché proprio è una bibbia, è enorme il Glamour di questo mese, ho visto che c'era il mascara, quindi proveremo anche questo. E l'ultima cosa che ho acquistato alla Corinne è stato il Nail Polish Remover di Essence. In passato avevo provato quello viola che non mi era piaciuto per niente, cioè non levava completamente un cavolo, mentre questo io ho avuto modo di provarlo solo una volta ancora,
però avevo uno smalto con dei brillantini ed è riuscito a levarmelo perfettamente senza stare lì 3 ore a passare il solvente. Quindi questo per ora mi piace, quindi ve lo consiglio e questo costa 1,49 euro. Bene ragazzi, allora i miei prodotti, che le cose che ho acquistato quindi nell'ultimo periodo, sono terminate almeno per ora. Ho intenzione di comprare un po' di cose a luna, di vestiti, quindi presto arriverà un altro haul. Ho in mente tantissimi video, devo iniziare da quelli per Halloween, quindi state attente perché arriveranno tutti quelli di Halloween e spero di riuscirne a realizzare almeno 3 come l'anno scorso. E niente, io vi mando un grosso bacio e al prossimo video.